Il reparto ha allungato l'orario di attività perché avendo un numero di richieste rilevante, eravamo arrivati a più di 90 pazienti in lista d'attesa, la direzione ci ha dato la disponibilità di aumentare l'orario di servizio, ci ha dato personale per farlo e siamo passati dalle 8 alle 15:15 a fare dalle 8 alle 17 almeno su una delle due apparecchiature. Questo ha consentito di aumentare da circa 45-50 pazienti al giorno, arrivare a 62 pazienti al giorno, significa curare sempre più gli ammalati, rispondere sempre di più alle esigenze. Adesso cominciamo a vedere i frutti di questo, perché siamo scesi da 90 a 70 pazienti, sembra poco, il problema è che sono aumentate le richieste perché più gente vuol venire a farsi curare a Lecco. Arriveremo probabilmente alla fine dell'anno a curare più di 850 pazienti quando normalmente ne facevamo 760-780 ogni anno. Questa che vedete dietro di me è la macchina più nuova che abbiamo qui in reparto, è una macchina particolare che genera radiazioni partendo dagli elettroni, vengono accelerati in un tratto rettilineo, per questo che si chiama acceleratore lineare, accelera tantissimo gli elettroni, li fa collabire e sbattere contro un bersaglio, questi spariscono, si annichiliscono e creano i famosi raggi X. Questi sono raggi X di alta energia, molto più potenti di quelli che usiamo normalmente per fare le radiografie e colpendo i tessuti uccidono le cellule. Ovviamente dobbiamo sparare giusto per colpire nella zona dove c'è la malattia e sfruttare le differenze di sensibilità tra il tumore e le cellule sane. Il tumore, per fortuna, molto spesso è più sensibile delle cellule sane alle radiazioni e quindi riusciamo a farlo sparire. La regione ci ha autorizzato a cambiare la macchina, una delle due macchine, che è quella più vecchia. Faccio parte della commissione regionale che deve predisporre la gara, non solo per noi ma anche per altri due ospedali. Porteremo dei lavori adesso su quello che stiamo facendo, in particolare sul tumore del retto e sui tumori ginecologici che trattiamo in una maniera un po' particolare. Ottenendo dei buoni risultati, porteremo questa esperienza al Congresso Nazionale di Radioterapia a novembre.